Hola a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Raghi01 e oggi ci chiamiamo su Pokémon Spada. Nello scorso episodio abbiamo affrontato sia il percorso 7 che il percorso 8 e invece in questo episodio abbiamo affrontato anche Hope. E in questo episodio dovremmo andare ad affrontare la palestra di tipo ghiaccio, visto che siamo un posto innevato, credo che sia proprio tipo ghiaccio. E anche vediamo il logo della palestra. E successivamente, ecco, dovremmo sfidare lui perché ci aveva detto nello scorso episodio. Ah, dopo aver battuto la palestra dovevamo sfidare lui, ma uff, ho perso. Forse non ero proprio pronto per affrontare quei Pokémon di tipo roccia. Roccia? Non è tipo ghiaccio? Imitare mio fratello è servito a poco. Comunque tieni, è la card della capo palestra, dacci un'occhiata, magari ti torna utile. Ah, è perché il figlio e la madre che è quella che è tipo ghiaccio, sono le esclusive, è vero, è vero. Per quanto mi riguarda, devo decidere definitivamente quale Pokémon mettere in squadra. Ah, io l'ho completata da tanto tempo, già tra quattro episodi. Ah, qui c'è il nostro carissimo amico. Che ball ci darà in questo episodio? La Luno Ball, che non so che cosa servono. Un po' diversa, che funziona particolarmente bene con i Pokémon che si evolvono. Ah, buono, buono, buono. Quindi Pokémon tipo roccia. Quindi la nostra leader la dobbiamo modificare perché avevo messo Colossal come primo. E come vedete ho preso il Rapid Artiglio, non da Lattermore, ma ho preso un Drapion. Ho fatto imparare furto. E visto che nel precedente percorso c'erano tanti Sneasel, sono andata ad ammazzare tutti i Sneasel con furto e fino alla fine, dopo un bel po' di tentativi, sono riuscita a prendere Rapid Artiglio e l'ho data a Colossal. Quindi adesso come lead Sirfetch'd, che non è forte, non one shot a tutti. Vediamo pure che minigioco ci darà questa palestra, perché non ricordo niente. Vediamo. Ah, sì, me la ricordo. Dobbiamo vedere, non dobbiamo cascare giù. È come la palestra, l'ultima palestra di Hoenn, che lì però c'era il ghiaccio. Benvenuta alla missione della palestra di Chichester. Lascia che ti spieghi in cosa consiste. Per prima cosa ti spiego come funziona l'elevatore di trappole. Devi sapere che in campo di gioco è disseminato di buche invisibili a occhio nudo. Se cadi in una di queste buche dovrai ricominciare dall'inizio. Non temere però. Più ti avvicini alla buca, più intensamente vibra il rilevatore. Coraggio allora. Non credo che dobbiamo andare dritti per dritti. Si posso andare da qua? Sì. Ok, qui c'è un buco. Ok, primo allenatore. l'abbiamo raggiunto. Hanna. Boldor. Tu potresti avere un pochino di difficoltà perché tu hai vigore, quindi dai. Ah, oh, questo fra lo scorso e questo episodio ho potenziato niente i miei Pokémon di un livello, forse alcuni, perché vedete tutti a livello 49. Oh, fantastico. Vai di qua. No. No, qui ci sono le buche. Quindi possiamo andare da qui. E poi no. Non proprio era questa la strada giusta. Ah, pensavo c'era il sottosuolo. Si andava sotto terra. Qui si può andare. E nice. E il primo l'abbiamo fatto. Lagga tantissimo. Ok, grazie per averci detto dove stavano i buchi. E adesso
Inizia ad essere un pochino più complicato. Vediamo se si può andare a destra. No. No. Quindi andiamo dritti per dritti. Andiamo dritti per dritti. No. Andiamo a sinistra. Ok, qui ci sono i buchi. Ah, anche qui. Anche qui. È pieno di buchi. Andiamo a destra quindi. E sono caduto come uno stupido. Dov'è che dobbiamo andare? Perché a destra non si può andare. Avanti non si può andare. Vediamo se si può andare un pochino. No. Sono caduto. Oh, li sto prendendo tutti i buchi. Vediamo se si può andare di qua. Sì. No, no. Forse la strada giusta. No. Vabbè. Vedete, è bloccata tutta la strada. Proseguiamo da questo lato. Vediamo se qui c'è un buco. Sì. Quindi mi stai dicendo che si deve andare verso destra, però non dal lato che. Ah, che si va di qua. Vai tutto. Tutto d'un fiato si fa. Senza fermarsi mai un secondo. Crustor. Ah, nello scorso episodio l'ho washato tantissimo. Vediamo. Comunque prima non aveva vigore. Hanno tolto qualche abilità per alcuni Pokémon. O forse vigore non funziona più come una volta, che rimaneva sempre a un PS. Boh. Levitorocce, tu hai un Pokémon, no? Sì, quindi a cosa serve? Tanto non lo cambio il Pokémon, dai. E fra poco il nostro Silvestre arriva a livello 50. Anche tanti Pokémon stanno per arrivare a livello 50. Sì, però lui è quello più vicino. Ciao, donna. Che non ho letto neanche come ti chiami, scusa. Non credo che si debba andare da questo lato. Vediamo se si può andare da qui. No. No, non si può andare da qui. Però credo che si può andare da verso il basso. Vai di qua, vai di. No. Buco. Buco. Stanno tanti buchi. Anche qui c'è un buco. Io li prendo tutti così sono sicuro che non si può andare. Forse di. Oh, così? Così? No. Povero mio omino che sta cadendo ogni 2x3. Ma c'era il bagliore, perché mi ha detto che non si può andare? Ma mi ha trollato. Oh, questa volta è un maschio, Albert. Con la Mega Ball Carcoal. Anche tu, però io ho Colossal, la forma evoluta, che è molto molto più OP. Vediamo se riusciamo a one-shottarlo. Infatti, per fortuna non ho livellato tantissimo, perché vedete prima il Pokémon di. Corpo di fuoco. Pokémon di prima non è stato washotato, quindi possiamo avere ancora un pochino di difficoltà. Però devo dare per forza un antiscottatore, perché adesso l'attacco di Sirfetch'd farà cacare. Perché come ben sappiamo, quando ti scottano i Pokémon, antiscottature diminuisce l'attacco. E ora dobbiamo andare da qui. No. Scusa. Facciamo tutto il giro. Neanche. Ok, devo fare il giro largo, perché a sinistra non credo di andare neanche dritto per dritto, quindi. Dai, devo fare lo slalom. Corri. Corri, uomo. Poi non credo che ci sia una terza parte, o sì? Vediamo subito se c'è. Li abbiamo presi tutti, tanto. Uno. Ah, ce n'era un botto. Vedete che dritto per dritto non si poteva andare. Siamo arrivati. No, ah. Oh no. No, non si può andare da qua. Neanche di qua, credo. Adesso non si vede niente. Già l'ho preso tutti prima che si vedeva. Vai, di prima. Prima rush.
Checkpoint raggiunto. Si va avanti. Ho visto che qui si poteva lottare con qualcuno. C'era qualcuno. Dov'è? Boh, non lo so. Io avanzo. Ah, sei tu. Un'altra donna. E poi dobbiamo andare. Credo che questo sia l'ultimo stadio, perché come ho spiegato sempre, ci sono sempre tre stadi nelle palestre. Quello facile, quello medio e quello difficile. Anche se di difficoltà, anche se li sto prendendo tutti, non ce ne sono. Vigore, eccolo. Mazzolegno, 120 di danno in faccia. Si è suicidato. Nice, Sudowoodo, sei un Pokémon intelligente. Però di più la tua allenatrice. Chi si vuole sparare Schianto, fai dimenticare? Sirfetch'd, no, ha un botto di mosse più P. Anche se potrei togliere Beccata, però Beccata mi piace come mossa. Su Sirfetch'd, può essere buona quando vado ad affrontare altri tipi lotta come lui. Qui credo che ci siano i buchi tantissimo. Ecco, buco. Dobbiamo fare slalom fra queste pietre. Mamma mia. No. Si va di qua. No, ci sono un botto di buchi. Ecco. Devo cadere per forza. Stavo andando troppo di fortuna. Sono andato di qua prima, di qua. Adesso incontreremo il buco che... siamo entrati prima. No, c'è un altro. Non era lo stesso buco. Vai. Per adesso stiamo andando bene da questa parte. Dai, siamo caduti soli due volte. Vediamo se si può andare di qua. Di qua. Nice. Non credo, infatti. Non credo che si poteva andare di là, infatti siamo caduti come degli stupidi. E in questo caso, siamo caduti un pochissime volte. Una volta qui con questo buchicchio. Sì, era pienissimo. Alla faccia, vedi? Alla fine si poteva andare da tutti e due i lati, fantastico. E ora dobbiamo sfidare Milo e Shiro. Due cuori della roccia qui, perché questo è... Proprio tipo roccia. Ah, le battute scontate bruttissime che ne fanno manco ridere a me. Però va bene. Eccolo, lo stadio di Chichester, sempre pieno di spettatori. L'erba. Non credo che lì sia caricato il campo. La terra, boh. Ehi là, io sono Milo. Purtroppo per te sfida palestra, ho deciso di approfittare di questa sfida per fare sfoggio della forza dei miei Pokémon. Avanti, sistemiamo subito la faccenda. Ok, ciao. O forse... no. Vedete, era più marrone. Era nero quando siamo passati noi. Con la Ultra Ball, Milo, quanti Pokémon avevi? 4 Pokémon, Barbaracol, tipo acqua roccia, o roccia acqua, non mi ricordo. Vai, il nostro Sirfetch'd con breccia che ti ha sfalato tutti i Pokémon. Sempre se i tuoi Pokémon non abbiano vigore, o sono più veloci del mio. Barbaracol, ciao. Livello 40. È bello, lui si evolve il livello 39, no? Perché mi serve per il Pokédex. E poi successivamente per l'Evidex. Stoneager, tipo roccia puro, no? Dai, che bello questo Pokémon, eh? È bello, l'ho incontrato anche su Valhalla questo Pokémon l'altro giorno quando stavo facendo le missioni secondarie. Sono andato dai suoi fratelli. Mirabilinto. Dai, che ti asfalto anche a te. Tu sei resistito, ha un botto di difesa quindi questo Pokémon. Poi chi mi metti? Non so, chissà chi. Che Pokémon mi avrà messo come Gigamax. Shockle. Shockle, roccia coleottero, no? Che è un tank.
No, adesso questo mi mette fiele punte. Che è un po' come bastardo. Sempre se non lo one-shotiamo a primo colpo. No, perché ha un botto di difesa. Roccio Taube ci diminuisce la velocità. Infatti. E ci fa un bel po' di danno. Vediamo se siamo ancora più veloci. Shackle. Ah no. Searfetch'd. Bravo Searfetch'd. Vediamo chi è l'ultimo Pokémon. Comunque in questa palestra il nostro Pokémon sta avendo un po' di botte. È Colossal. No, cambia. No, no, non cambiare. Potevo fare Colossal Gigamax vs Colossal Dynamax. Però no. Perché tu hai Gigamax, è vero, no? Sì. Dina pugno e via. Spero di one-shotare a sto punto. Anche perché se il suo Colossal è uguale al mio, quindi sono tutte e due lenti, Sirfetch'd dovrebbe essere il primo a colpire di regola. Però noi, il nostro Colossal, ce l'abbiamo con la velocità depotenziata a causa della sua natura. Non saprei. Forse mostriamo come fa una roccia. Sempre che io non leggo. Dai, non fare lo sbruffone. Dai, dai, che adesso viene one shot al tuo Colossal. Però è carino. È una forgia. Il Colossal Gigamax. La lava. Tutto roccioso. Dino a pugno. E come sempre non li one-shottiamo mai quando siamo in forma Dynamax o Gigamax. Aumenta l'attacco, nice. Infiammata. Non ci fare il nostro pollo arrosto. Peccato il nostro Sirfetch'd. Cosa succede? La luce solare. Credo che il tuo Colossal ha fatto bye bye perché verrà one-shottato adesso. Infatti, ciao. E Colossal è morto. E sale qualcun altro a livello 50? No, solo Sirfetch'd e Inteleon. Non so se Sirfetch'd si fa un'altra palestra così. Forse è la prima palestra che si fa tutto da solo. Ha dato una mano nelle altre palestre, però se non mi sbaglio lui è la prima. Vediamo cosa ci è. Sono pietrificato. Come da regolamento, ecco la medaglia roccia. Sei stato un bravo allenatore che Sirfetch'd ha avuto un paio di colpi in faccia. Ma sei stato scarso come gli altri che vi ha washato tutti i Pokémon tranne l'ultimo. Ora puoi catturare i Pokémon figli a livello 50. Nice. No, non preoccuparti per me. Ho solo bisogno di allenarmi più duramente. Quindi povero Hope che adesso questo si allena e diventa più forte e non riuscirà mai a sconfiggere. Complimenti per la tua vittoria contro il nostro capo palese. Eccoti la MT Roccio Tomba. Preferivo Terremoto, Frana. No. Ah, grazie anche per la divisa roccia. E ora dovremmo andare ad affrontare Hope perché nello scorso episodio ho detto, dopo aver battuto la palestra ti sfido. No! C'è Sonia! Che sfida appassionante! E dir che non era affatto facile, bugia. No, in realtà è vero, hai ragione. Questa volta non è stata facile. Sai che ti dico, a Chichester c'è un ristorantino niente male. Quindi pensavo che si potrebbe approfittare per festeggiare. Approfittarne per festeggiare. Anche perché c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Ci vediamo allo Steakhouse Buon Gustavo, ti aspetto lì. Ok. Però io prima di andare a curare i miei Pokémon, che... I miei Pokémon, Sirfetch'd e basta, perché solo lui ha lottato duramente. Gli altri hanno fatto una breve pausa, perché credo che contro Pokémon di tipo... contro capo paese di tipo... No, non ti sedere. Tipo Drago avremo un po' di difficoltà. Però noi abbiamo Grimmsnarl che ci para un pochino il sedere in quel caso. Però non lo vedo tanto forte come gli altri. Subisce un botto di danni.
Forse avrà la difesa. No, aveva le statistiche neutre. No, che neutre, che non erano modificate dalla natura. Boh. Andiamo subito. Dovrebbe essere qui il ristorantino che ci ha consegnato Sonia. Andiamo subito. Sì, c'è anche Hope. Rocky 01, sei proprio un fenomeno. Sei riuscito a conquistare pure questa medaglia. Oh, eccoti! Ti aspettavamo. Purtroppo non ho novità da darvi sulla notte oscura e sui Pokémon Spada e Scudo. Ah! Ci sono degli arazzi lì. Un attimo, ma. Sì, sono gli stessi arazzi che stanno nella sala dei tesori. Quello così. È un quinto arazzo. Forse il seguito della leggenda è un bel post. Sì, finalmente ci hanno dato una scelta sbagliata che farà arrabbiare Sonia. Il seguito della cosa. I due eroi sembrano tristi. Ma dove sono la spada e lo scudo? E cosa raffigura questo arazzo? A conclusione della leggenda, forse sono stati rinchiusi da qualche parte. No, è la fine. Ah, ecco lì la spada e lo scudo. Sì, potrebbe essere. Portando a termine il loro compimento, la spada e lo scudo profondano in un suono senza tempo. Dalle rovine di Latermo si capiva che la spada e lo scudo erano due Pokémon, giusto? Già, o meglio, io credo che sia così. Il Pokémon che abbiamo visto quel giorno potrebbe essere la spada o lo scudo di cui parla la leggenda. Di che Pokémon stai parlando? Ma sì, diglielo, Rocky 01. Hai capito di che Pokémon parlo, vero? Sì, quello del bosco, hai capito. Proprio quello, sapevo che avresti capito. Quando è apparso siamo stati avvolti da una nebbia fittissima. Quello strano Pokémon potrebbe essere proprio uno di quelli della leggenda, no? Sì. Ma certo, voi due siete. Vi siete addentrati nel bosco scoperto. E pensare che mi ero messa in viaggio solo per fare un favore a mia nonna. Chi si aspettava tutti questi colpi di scena? Ne è valsa proprio la pena. Dai, ordiniamo qualcosa e sediamoci così mi racconterete tutto. Cosa prendete? Quello che vuoi, tanto io non mangio. Già ho mangiato. Adesso finirò di pranzare. La cosa si fa molto, molto interessante. Beh, adesso che andiamo, che abbiamo la pancia piena, direi che è il caso di farci un giro a Cinceste. Vorrei esaminare da vicino queste famose terme eroiche. Sicuramente adesso Hope mi sfiderà quando usciamo dal negozio. 3, 2, 1. Dai, ti sto aspettando, Hope, che dirai. Dai, ora che hai la medaglia ci sfidiamo. Però belle queste terme. Le terme eroiche. Qui i due eroi di Galar vennero a risanare le loro ferite dopo la strenua lotta contro le forze del mare. Chi sono queste forze? Ah, i Pokémon che uscirà dalla notte oscura. Tuttavia, oggi queste terme sono riservate ai Pokémon. Chissà chi erano quei due eroi che vennero qui. Più tardi darò qualche ricerca. Farò, credo. Non darò. Voi avete incontrato uno strano Pokémon nel bosco stupito. Che siete forse destinati ad essere i nuovi eroi della regione? Gli eroi della spada e dello scudo, eh? Tra i due io preferisco lo scudo. Chissà come lottavano gli eroi del passato. E infatti, chissà. Ehi, Rocky 01, facciamo vedere a Sonia come lottano gli eroi. Sei scontato tantissimo. Il delizioso riso al cuore che ci ha offerto Sonia mi ha messo un'energia, ok? Ah, quanto è scontato questo gioco. Non vedo il nesso. Però devo ammettere che vedere una bella sfida non mi dispiacerebbe affatto. Vedi Rocky 01, ne metterò in sesto. Ma sono andato prima. Rifatti gli occhi, Sonia. Stai per assistere a un incontro amichevole del futuro.
Il campione di Galar. Del futuro campione di Galar. Ok, Hope, stai per perdere di nuovo 6-0. O questa volta potrai asfaltarmi un poco. Ah, hai messo di nuovo Wulu. Adesso si è evoluto. Dai, mio prode, conto su di te. Abbiamo soltanto 10 livelli di più. E comunque il nostro Sirfetch'd lo one shotta. Oh, questa sì che è una mossa efficace. E ti ho one shottato il Pokémon. Più efficace di così. Tieni duro, mio prode. So che non è facile, ma io sono con te. Secondo poco, chi è? Sono saliti altri due Pokémon. Grazie che mi stai facendo livellare i Pokémon. Baldeali, non so se farle imparare Baldeali. Perché Baldeali ha Recoil. No, non mi piace, dai. Sirfetch'd. Beh, il nostro Corviknight. No. Ah, forse Sirfetch'd. Ah, Sirfetch'd ha subito danni dalla neve e poi metti in campo Corviknight. No, però mettiamo lui che ha Overdrive. Pensavo che poiché Corviknight è tipo acciaio e le mosse tipo elettro contro tipo acciaio non fanno danno e contro tipo volante facesse danno, era un attacco neutro. Invece fa per due le mosse tipo elettro contro questo Poco. Quindi Overdrive. E sperando che lo one-shottiamo tantissimo. Nice. Anche lui che one-shotta tutti i Pokémon. Stiamo subendo danni solo dalla neve. E questo è tanto da dire. Manca solo Colossal che da livellare. Toxtricity subisce danni. Cinderace. Cambia Pokémon. Mettiamo proprio Colossal. Così facciamo Forza Antica. E c'è ciò anche a Cinderace. Cinderace sì, è la terza forma perché l'abbiamo sfidato nello scorso episodio. No. Sì, nello scorso episodio. È vero, questo episodio abbiamo affrontato due volte il. Questo oggi, in questo episodio, mi ha sfidato due volte il rivale, doppio calcio. Ci fai niente. È pazzesco. E beh, io ti ho dato anche il Rapid Artillery perché in questi casi lo dovessi usare, no. E rimane vivo. In piedi, nice Cinderace, con forza antica super efficace. Iperpozione. Dai, che questa volta faccio un brutto colpo e ti one shot, dai. Forza antica. No. Però noi subiamo comunque i danni dal ghiaccio, dalla neve. Ecco il Rapid Artillery, finalmente. Viene utilizzato questo Rapid Artillery contro Cinderace. E bishotta, no, trishotta perché si è curato. La prima volta che si riesce a curare perché li one shot tutti. Sì, lo so che potevo farlo con Inteleon, però. Nah. Chi è? Pinkurkin? Chi è Pinkurkin? Mi sembra. Un po' come già che conosco. Sembra la forma precedente di Graplock. Il nome, però. Boh. Vediamo subito. Siamo Grimmsnarl perché non l'abbiamo utilizzato neanche una volta. Ah, è questo coso. Che non so neanche che tipo tu sia. Quindi Nero Pulsar. Perché secondo me se faccio una mossa fisica mi avvelena questo Pokémon. Maledizione. Ti aumenti le statistiche, no? Diminuisce la velocità però aumenta l'attacco e la difesa. Infligge danni a tutte e due. Per fortuna che si boosta. È vero che con lui a lui l'ho dato l'avanzo e non ha più la conchinella. Quindi abbiamo pure il Pokémon full vita. In questo caso. E ciao. E ha asfaltato anche questo Pokémon. Peccato che non so il tipo. Se sapessi il tipo avrei anche il nome. Sarebbe tutta un'altra cosa. Avanzi. Vediamo chi ha per ultimo Pokémon. Snorlax. Vabbè, questa sfida l'abbiamo cominciata con Sirfetch'd e la finiamo con Sirfetch'd. Anche perché è livellato anche in questa lotta. Vai Sirfetch'd.
Mi hai messo alle strette, eh. Questo renderà la vittoria ancora più... più... Ma stupido me che non riesco a leggere così veloce. Vai, breccia. E andiamo. Il nostro episodio l'abbiamo washotato anche in questo. Perché il nostro Pokémon è fortissimo. Ha anche un brutto colpo. 12 livelli in su. Tutti che, tutti che salgono di XP. Dai che... il prossimo campione di gara è un pochino scarso, mi dicono. Grazie ragazzi, è stata davvero una bella sfida. Continuate così e un giorno persino l'invincibile Dante dovrà inchinarsi davanti al vostro talento. Comunque, che fate ora ragazzi? Io voglio fare un po' di ricerca anche sul bosco assopito. Io vado ad affrontare di nuovo la palestra. E quando la medaglia sarà in mano mia, mi sfionderò il percorso nuovo per raggiungere Spikefield. Ci si vede. Quindi il prossimo episodio dobbiamo andare a Spikeville. A quanto pare si è finalmente ripreso. Dante si preoccupa quando lo vede giù di morale. E senza la sua solita energia non sarebbe neanche un buon rivale per te, no? Giusto. Beh, io vado allora. A presto. Ciao Sonia. Però io per questo episodio direi che potete rimanere qui, se vi sia piaciuto mettete like, condividetelo, accendete la campanellina per non perdere altri video. Bella!